Bentornati al 56 Live. Come detto, come annunciato, per parlare di mobilità, insomma, nella nostra città, uno dei problemi più avvertiti. Ne parliamo con Enrico Stefano, Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina. Grazie, Grazie a bentornato. voi, buonasera. E siamo anche in attesa di un altro ospite. Prima però di spostare l'attenzione sul piano generale del traffico, provvedimento importante perché, insomma, in base a questo testo verranno stabilite le riforme, le novità sul traffico e la mobilità della città, però quanto accaduto venerdì scorso, venerdì 17, guarda caso, è stato un po' definito lo strike del trasporto pubblico locale e un po' lo è stato perché quello che è accaduto nei sotterranei della metro A, della linea A della metropolitana per uno sciopero che era stato indetto da sigle minoritarie ha francamente lasciato basiti un po' tutti, chi vive quotidianamente il trasporto pubblico locale, ma anche i semplici cittadini. Tra poco sentiremo con il servizio di Luca Pietrafesa quelle che sono state le conclusioni tracciate dall'ATAC e dal Campidoglio in queste prime battute d'inchiesta sulle responsabilità. Però che si sente di dire, così prima di ascoltare l'assessore rispetto a quello che è successo venerdì scorso a qualche giorno di distanza? Ma ferma restando la vicinanza a tutti i cittadini che si sono trovati in quel caos, io quasi tutti i giorni prendo la linea A esattamente nella stessa direzione, però a me non è piaciuto la gara, il tentativo di dare a più non posso la colpa ai macchinisti da parte dell'azienda ATAC, perché se qualcosa non ha funzionato, cosa che è vera perché lo abbiamo visto noi con i nostri occhi, dare la colpa a chi è l'ultimo anello della catena molto spesso risulta un po' esagerato. E se ci sono dei responsabili, sono da ricercare sicuramente in chi ha dato l'ordine di fermare i treni prima delle 8:30 e nei dirigenti che non hanno organizzato le giuste contromisure ad uno sciopero che comunque era già annunciato. Io affronto sempre ATAC facendo una piccola metafora: è un po' come un ristorante che opera in regime di monopolio. Questo ristorante sta per fallire o fallisce e si dà la colpa al cameriere anziché dare la colpa al proprietario del ristorante. Molto spesso purtroppo la stessa cosa avviene in ATAC, cioè se io torno alla metafora del ristorante per capire, mangio un cibo scadente o pago troppo o mi trovo male per qualsiasi motivo, non imputo la responsabilità al cameriere ma al proprietario del ristorante che magari non ha scelto accuratamente la quota dei cibi o allo chef che non l'ha saputa cucinare. Invece in ATAC si scarica sempre la colpa sui macchinisti e si creano poi degli episodi bruttissimi. Io ho visto i video e veramente mi è pianto il cuore perché quando si vedono i cittadini il tutto contro tutti non va mai bene perché si dimenticano poi chi sono i veri responsabili dello sfacelo di questa città che vanno ricercati in una classe politica, dirigenziale e sindacale, magari molto spesso per quanto riguarda i sindacati maggiori, che di fatto hanno portato questa città allo sfacelo. Non so se abbiamo già pronto il servizio, la conferenza stampa è terminata poco fa in Campidoglio. Un po' però le prime risultanze di questa indagine, quella svolta dall'ATAC, poi l'autority sugli scioperi e la procura faranno le loro valutazioni, ma lì si indaga per interruzione di servizio pubblico e quindi siamo su tutt'altro piano. Vanno un po' in questa direzione perché le responsabilità individuate fino ad ora riguardano 9 persone a vari livelli, per lo più livelli livelli apicali. Però abbiamo il servizio, lo sentiamo e poi lo commentiamo. Una concatenazione di eventi che avrebbe causato il caos sulla metro A di venerdì scorso, eventi la cui responsabilità, secondo ATAC, è da attribuire a 9 lavoratori, che ora rischiano sanzioni la cui entità, licenziamento compreso, resta ancora da capire. È questo l'esito del lavoro della commissione d'accertamento istituita dall'ATAC, reso noto durante una conferenza stampa in Campidoglio. Le persone coinvolte ricoprono ruoli a vari livelli. Uno è il responsabile organizzativo della metro A, quattro fanno parte della direzione centrale traffico, un altro è coordinatore dell'unità organizzativa, uno è un assistente coordinatore della metro A, un altro un macchinista e poi ancora un coordinatore dei macchinisti, sempre della metro A. Si tratta dunque anche di figure centrali nell'organizzazione dell'azienda del trasporto pubblico. Sono state individuate 9 persone che dovranno render conto del loro comportamento in occasione dello sciopero del 17 di aprile e dopodiché è la dirigenza che dovrà valutare in autonomia il grado di sanzione da comminare a questi 9 dipendenti. Una cosa è il diritto allo sciopero per il quale non è previsto il licenziamento, un'altra cosa è invece una serie di comportamenti che potrebbero aver determinato un danno all'azienda.
e quindi come tale dovrà essere valutato dalle strutture competenti. A tingere di giallo una vicenda ancora piuttosto intricata c'è anche la scomparsa della registrazione dell'audio con cui venerdì scorso alcuni dirigenti avevano dato ai macchinisti l'ordine di bloccare la metro qualche minuto prima che scattasse l'ora dello sciopero. Allora, avviso a tutti i treni, da questo momento il servizio è fermo. Avviso a tutti i treni, da questo momento il servizio è fermo. È di evacuare tutti i treni. 25. Stanno andando gli allarmi. Sì, ok, abbiamo... Come faccio a andare via? Questi me ne erano. Non devi andare... Di questa registrazione, circolata nei giorni scorsi, che addosserebbe sui dirigenti e non sui macchinisti la responsabilità del blocco, non si è più trovata traccia. Qui siamo davanti a un caso anche qui di specie. È evidente che questo ci farà ragionare anche per trovare modalità affinché anche questi fatti non accadano a prescindere, ecco, per capirci. È evidente che ci sono due fattori che ci lasciano perplessi all'esito delle indagini che sono state condotte. Il fatto che i disagi si siano concentrati solo sulla metro A e in particolare nei confronti dei macchinisti della metro A, noi avevamo già dichiarato quelli che erano i cambiamenti necessari per assicurare un miglior servizio ai cittadini. E quindi è evidente che c'è una correlazione tra quello che noi abbiamo richiesto a chi lavora sulla metro A e poi invece la reazione che c'è stata venerdì 17. Io spero che invece non ci siano, e veramente voglio escluderlo, strumentalizzazioni di tipo politico, perché uno dei presupposti per cui ATAC può ritornare a essere efficiente è se la politica non fa un solo passo indietro, ma ne fa tre. La politica ha fatto molto male a questa azienda esce con un capitale reputazionale devastato a causa di vicende come Parentopoli, e quindi è bene che la politica a tutti i livelli, se si interessa delle vicende di ATAC, lo faccia con gli strumenti che ha a disposizione, che sono le interrogazioni, che sono le interpellanze parlamentari, ma che non si sostituisca alla dirigenza di ATAC, che deve essere libera di prendere delle iniziative, anche se iniziative che possono avere delle conseguenze disciplinari molto significative. Sostanzialmente, nell'individuazione delle responsabilità, la Commissione ha distinto due piani, uno legato al diritto di sciopero e quindi a come questo è stato esercitato. In particolare vengono chiamati in causa quattro macchinisti che non hanno dato sufficiente preavviso. L'altro piano è quello legato all'accertamento di eventuali carenze gestionali che hanno potuto determinare, in alcuni casi amplificare, i disagi dello sciopero. C'è un problema sicuramente di lealtà, che non vuol dire illegittimità del comportamento, perché il Regio Decreto del 1931 consente di non dichiarare l'adesione allo sciopero, ma la lealtà avrebbe dovuto indurre i macchinisti e comunque la maggior parte delle persone di ATAC da dichiarare la loro adesione allo sciopero, perché questo avrebbe consentito ad ATAC di avvertire tempestivamente e in maniera completa l'utenza, perché poi alla fine sicuramente l'amministrazione ha fatto una brutta figura, l'azienda ha fatto una brutta figura, ma sono stati i cittadini che sono stati danneggiati da un comportamento che poteva essere diverso. Così in prota, ringrazio e saluto, ci ha raggiunto Anna Maria Cesaretti, Sinistra Ecologia e Libertà, Presidente della Commissione Mobilità dell'Assemblea Capitolina. Grazie. Riparto però da Stefano per poi sentire l'eventuale replica dell'onorevole Cesaretti. La convince il quadro presentato oggi in prota dai vertici di ATAC? Ma mi convince fino a un certo punto. Parto dalle dichiarazioni di Improta in cui parlava di Parentopoli. È assurdo che ATAC ad oggi ha tra le sue fila dei dirigenti che sono rinviati a giudizio per Parentopoli e sono ancora lì a fare i dirigenti. Quindi c'è sempre uno scollamento, io vedo costantemente purtroppo uno scollamento in questa giunta tra quello che si dice e poi quello che si mette in pratica. Non si può dire che la politica deve fare tre passi indietro e poi dei dirigenti che sono rinviati a giudizio per Parentopoli fanno ancora i dirigenti in ATAC, perché in Prota chiedeva lealtà, io sono magari posso anche essere d'accordo con lui, ma il lavoratore di ATAC, soprattutto chi sta in prima fila,
perché poi magari fra X mesi si scoprirà che le responsabilità erano apicali, però nel frattempo gli insulti sulla metropolitana si sono presi i macchinisti, non si sono presi i dirigenti di ATA. Quindi quando si chiede lealtà, che cosa si dà poi in cambio? A me hanno chiamato dei lavoratori di ATAC disperati dicendomi: Enrico, io non posso più andare in giro con la divisa, perché chiaramente dopo quello che è successo venerdì, i vari articoli di giornale che hanno presentato i macchinisti di ATAC come fossero una casta, chiaramente, torno alla mia affermazione iniziale, se si crea un clima di guerra civile tra i cittadini, tra le varie categorie, a Capodanno la colpa era della polizia di Roma Capitale, adesso sono i macchinisti dell'ATAC, prima erano, non so, i tassisti, domani chi la sa, magari se la prenderanno con i giornalisti, ma mai che se la... scherzo ovviamente, ma mai che se la prendano con una classe... In qualche caso è successo, no. Sarebbe una novità. Ma mai se la prendono con una classe politica che non è all'altezza, non è stata all'altezza del governo di questa città e forse non lo è neanche adesso. Onorevole Cesaretti. Ma io intanto comincerei nel vedere appunto quanto è avvenuto venerdì e quanto è stato dichiarato nella conferenza stampa, anche se a livello operativo mi sembra che la commissione d'inchiesta di ATAC ha individuato delle responsabilità apicali e non dei macchinisti. E io spero che questo domani venga riportato con chiarezza dai mass media, perché poi c'è anche una campagna stampa che molto spesso è denigratoria, perché è facile sbattere in prima pagina l'autista che magari ha delle reazioni inconsulte rispetto ad una situazione di stress quotidiano, piuttosto che appunto il corpo dei dipendenti ATAC, che sono 12.000. e che sicuramente invece hanno ben chiaro che la salvaguardia dell'azienda pubblica non solo è la salvaguardia del loro posto di lavoro, ma anche del servizio di trasporto nella nostra città. Sulle problematiche relative alle inadeguatezze, la necessità di fare maggior pulizia, tra virgolette, ma non solo in termini di parentopoli, anche in termini di capacità dirigenziali, è una battaglia che abbiamo condiviso fin dall'inizio, è stato un percorso su cui abbiamo premuto l'acceleratore anche da parte mia di Presidente della Commissione Mobilità, anche perché è dalla testa che poi si può cambiare un'esperienza anche quella aziendale di ATAC. Sono le intenzioni della maggioranza, dell'opposizione, ribadite anche dal Campidoglio, però poi nei fatti né è stato fatto nulla per ribaltare o quantomeno modificare quel rapporto tra amministrativi e macchinisti o autisti dell'ATAC, ne sono state prese però delle posizioni, probabilmente dal punto di vista normativo è anche complicato farlo, nei confronti di chi è stato addirittura rinviato a giudizio. Per carità, non c'è ancora un giudizio, ma un primo passaggio di fronte a un giudice è stato fatto, no? Se c'è stato il rinvio a processo da parte, non stiamo parlando di lavoratori, stiamo parlando di vertici aziendali. Comunque anche i vertici aziendali hanno dei diritti sindacali, hanno dei sindacati, e il rinvio a giudizio non è motivo di licenziamento, questo lo dice la legge italiana e il garantismo che ancora vige nel nostro paese e nella nostra Costituzione, quindi non è che un rinvio a giudizio è automaticamente licenziamento. No, licenziamento devo non è. Dire che, devo dire che molti dirigenti sono stati allontanati anche in vario modo, è stata ristrutturata tutta la direzione di ATAC e questo lo abbiamo visto anche con dei percorsi nella Commissione Mobilità. E adesso il 29 aprile, non so se lo avete proposto nella parte di conferenza stampa in cui lo annunciava in Proda, ci sarà un nuovo direttore generale di ATAC. Chiaramente la situazione è quella del deficit dell'azienda, è quella della, ma non solo di parentopoli degli ultimi 5 anni, ma diciamo di di assunzioni per lobby che c'è stato in tutti gli anni, sì, che per carità, una serie di concause, anche trasferimenti adesso, che sono venuti di meno. Credo che dovremmo fare fronte comune per difendere l'azienda pubblica ATAC. E questo è un punto sul quale torneremo poi quando parleremo anche del piano generale del traffico urbano. Ringrazio e saluto però collegata telefonicamente Micaela Quintavalle, fondatrice e presidente del sindacato Cambiamenti. Quintavalle, buonasera intanto. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Ha sentito, credo, le dichiarazioni dell'assessore in Proda, un po' le conclusioni cui sono giunti nell'inchiesta interna di ATAC, che ne pensa? Allora, sicuramente io ringrazio Enrico Stefano per le belle parole
che dice sempre riguardo agli autoferrotranvieri, ringrazio la presenza della Cesaretti. Allora, quello che ha detto in Prota è vergognoso, perché comunque qui si sta mettendo mano al diritto allo sciopero. Ma che cosa significa che uno doveva preavvisare il numero degli scioperanti? Quello è un discorso che c'è dopo. Io posso decidere di scioperare anche all'ultimo minuto, è un mio diritto, il diritto allo sciopero, che io non condivido con le fasce di garanzia, con tutto il mio sindacato, è comunque un diritto del lavoratore. Così come vergognose sono le dichiarazioni dell'assessore quando dice c'erano troppi malati. Sotto la malattia c'è una diagnosi medica. Se un medico reputa di mettere la sua firma sul certificato medico, non siamo noi che possiamo sentenziare queste realtà. E ripeto, forse qualcuno dovrebbe aprire gli occhi sulla carenza di treni, sulla carenza di personale viaggiante, è su questo che noi dobbiamo puntare il dito. Invece i signorini, siccome non hanno denaro, dicono di non avere denaro per far fronte a quello che è il prossimo giubileo, stanno già gettando le basi, uno per mettere le mani appunto sugli scioperi, due per far comprendere alla gente che comunque la colpa è sempre di chi poi si trova in front line. Cioè, è veramente grave quello che io ho sentito poco fa in trasmissione. Due cose però, Quintavalle. La prima sulle malattie. Stavo detto 10 su 16 e insomma sarà tema di futuri accertamenti, perché è un po' considerato fuori media. Viene detto in un documento del Campidoglio nuovi accertamenti con interpello anche dei medici di base. Abbiamo visto anche in occasione dello sciopero del 31 dicembre dei vigili urbani che, se certamente non tutti i vigili che erano malati quel giorno avevano falsificato i documenti, certo, qualcuno che lo ha fatto però i c'è medici, stato. Non controlliamo i lavoratori. Per carità, l'altra cosa che le volevo chiedere, sulla quale invece le volevo chiedere un chiarimento, perché in Prota, l'abbiamo visto nel finale del nostro servizio, parla di lealtà nel preannunciare uno sciopero quando si parla di servizio pubblico. Lei anche su questo pensa che non si dovrebbero fare passi avanti? Di lealtà, ma io devo creare un disagio. Io, per far valere i miei diritti, quando decido di scioperare, devo creare un problema. Cioè, le motivazioni dell'UGL erano sacrosante, e io, anche se sono iscritto CGL, CISL, UIL o cambiamenti M410, se reputo che le motivazioni siano giuste e reputo che comunque anche con le fasce di garanzia sia per me valido a partecipare allo sciopero, io devo scioperare. Ma quale lealtà? Lealtà chi ha? L'azienda. Io l'azienda la devo colpire. Il problema è che con le fasce di garanzia si colpiscono gli utenti, noi invece non vorremmo colpire gli utenti. Ecco perché cambiamenti M410, che non reputa lo sciopero con le fasce una forma di protesta valida, ma la reputa vecchia ed obsoleta, va alla continua ricerca di altre forme di protesta. Ma loro devono solo tacere. Il diritto allo sciopero è uno degli ultimi diritti che hanno i lavoratori in mano. Non transigo proprio su questa realtà, ripeto, pur non condividendo le forme di protesta. Grazie, grazie davvero a Micaela Quintavalle, sindacato cambiamenti M410. Grazie. La replica dell'onorevole Cesaretti. Sul diritto di sciopero non è che posso replicare nulla, perché nel commentare anche la conferenza stampa dell'assessore oggi e della Di Broggi di ATAC, credo che il diritto di sciopero dei lavoratori sia da salvaguardare comunque. Però su quello che diceva in la questo Quintavalle caso non mi sembra che sia stato lo sciopero dei lavoratori a creare tutto il caos, ma appunto, da quello che si evidenzia dell'inchiesta, una gestione della direzione ATAC di questo sciopero, che poi è passata attraverso ovviamente dei dirigenti delle, come posso dire, braccia, delle gambe e delle teste, che non ha funzionato. Quindi su quello che diceva la Quintavalle invece, sì, rispetto a una campagna che mira a delegittimare e a togliere forza contrattuale anche ai sindacati in vista di appuntamenti importanti? Ma io non credo che questo sia possibile, perché non so, gli iscritti sindacali dell'ATAC credo che siano il 90-95% dei lavoratori, quindi io penso che anzi che i sindacati dovranno avere un ruolo importante sia nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori, sia in questa necessità appunto di rivedere l'organizzazione e l'efficienza del servizio, nel fare proposte su come efficientare il trasporto pubblico nella nostra città. Se Stefano non ha nulla da aggiungere su questo, io passerei all'altra parte. Lo posso aggiungere anche dopo.
E allora passiamo all'altra parte del dibattito che riguarda il piano generale del traffico, in cui il trasporto pubblico locale inevitabilmente entra a pieno diritto. Ci facciamo aiutare nel voltare pagina ancora una volta dall'assessore Improta. 50 secondi, rilasciate il microfono di Luca Pietrafesa sulla sua visione del piano del traffico. Sentiamo. Il rimprovero che forse arriva con più forza a questa giunta non è tanto quello di incentivare il trasporto pubblico a sfavore dell'uso dell'auto privata, ma che si sta mettendo sullo stesso piano due livelli che sono ancora molto distanti dal punto di vista della competitività. Forse bisognerebbe prima rafforzare il trasporto pubblico e poi limitare l'uso dell'auto privata. Che ne pensa? Siamo assolutamente d'accordo, tant'è che il PGTU prevede 2 anni di tempo per l'entrata in vigore dell'Ecopass, e l'Ecopass comunque sarà una misura che sarà strutturata in funzione dell'atterraggio, cioè in funzione dei comportamenti dei cittadini, in funzione se i cittadini avranno meno delle alternative di trasporto pubblico. Non siamo dei pazzi teorici, siamo delle persone che vogliono proporre delle modalità di fruizione della città, ma ovviamente a fronte del fatto che dovrà migliorare l'offerta di servizi. Cesaretti, parto da lei. Il piano generale del traffico è stato un lavoro importante da parte della Giunta e poi ancora in Commissione e in Assemblea Capitolina. Si è arrivati, secondo lei, a un quadro complessivo che imprimerà una svolta alla gestione della mobilità nella Capitale, o gli obiettivi per esigenze gestionali sono ancora, insomma, inferiori a quello che una Capitale dovrebbe proporsi? Io lo dico sempre, passo indietro, il piano generale del traffico sicuramente è un quadro di proposte di intermodalità della mobilità nella nostra città, che ha una visione dell'area metropolitana, che però ha un perno fondamentale che deve essere assolutamente rispettato, e lo accennava anche l'assessore Improta, che è quello delle alternative principali, e la priorità delle alternative è il trasporto pubblico locale, nel senso che tutto quello che noi possiamo realizzare per arrivare all'Ecopass appunto fra praticamente due anni, alla primavera 2017, perché poi nel dibattito che c'è stato in aula, anche in commissione, abbiamo anche posticipato i tempi relativamente a quelle che sono le condizioni concrete della città, sono legate a un uso del 20% in più del trasporto pubblico nella nostra città, e quindi a una maggiore efficienza dell'ATAC, e quindi senza questo il resto saranno tutti i provvedimenti che si prenderanno, che riguardano appunto la ciclabilità, il car sharing, il bike sharing, le corsie preferenziali per aumentare la velocità commerciale, ma il perno fondamentale dovrà essere la possibilità per le estreme periferie della nostra città di arrivare con i mezzi pubblici all'anello ferroviario dell'Ecopass. Stefano, è un piano che si propone di aumentare l'uso del trasporto pubblico locale, diminuire l'uso dell'auto privata. Sostanzialmente la direzione è quella di una sostenibilità della mobilità a Roma. Voi avete contribuito con i vostri emendamenti a realizzarlo. È un piano anche visto dall'opposizione che va nella giusta direzione? Ma il piano in sé magari anche sì, il problema è se poi le intenzioni coincidono con la realtà e con la pratica, cosa che non sempre avviene. Io lo dico sempre, ormai come un disco rotto, uno dei temi che porto avanti da sempre, da quando ho iniziato questa mia avventura in Assemblea Capitolina, è il tema delle corsie preferenziali da una parte per il trasporto pubblico e delle corsie ciclabili leggere, quindi a costo zero per le biciclette. Queste due cose non è che necessitano di un piano generale del traffico urbano per essere messo in pratica dopo 2 anni, ma sono cose che si potrebbero fare dopo 1 mese dall'insediamento del sindaco Marino, se il sindaco Marino fosse veramente il sindaco del cambiamento, come lui si è presentato arrivando il primo giorno in Campidoglio a giugno 2013 con la bicicletta e quant'altro. Ma ancora una volta queste sono le dimostrazioni di come questa giunta sia un pochino staccata dalla realtà, perché queste opere che io ho sottolineato, su cui premo, sono fondamentali per due motivi: perché sono realizzabili a costo zero e perché permetterebbero un vero cambiamento in maniera rapida, in maniera immediata.
Le corsie preferenziali, quando mi riaggancio un secondo anche al discorso prima di ATAC, quando ATAC paventa come unica soluzione ai problemi il discorso di far lavorare gli autisti un'ora, due ore in più, ma il problema di ATAC è che se la metà degli autobus non escono dalle rimesse perché mancano i pezzi di ricambio, è già un tema, quindi già via, quei pochi autobus che riescono a superare questo scoglio sono fermi nel traffico, io lo dico sempre in tutti i miei interventi quando prendo il 714 piuttosto che l'85, qualsiasi autobus impiega 10, 15, 20 minuti anche per fare un chilometro. Se non si interviene su questi aspetti è inutile far lavorare un'ora di più l'autista piuttosto che qualsiasi altro operativo. Quando ATAC è ferma è nell'impasse perché non riesce ad aumentare la sua velocità commerciale. Velocità commerciale vuol dire il core business di ATAC, perché ATAC è un'azienda di trasporto pubblico. Se gli autobus sono fermi non si può fare nulla. Quindi questo per dire sono degli interventi fondamentali che si sarebbero dovuti affrontare subito. Invece si porta in discussione dopo due anni un PGTU e si propone questo PGTU come la risoluzione a tutti i problemi. Se è così veramente non serve altro, ma io domani voglio vedere l'aumento delle corsie preferenziali protette, poi perché una corsia preferenziale non è una striscia gialla sulla strada, stesso discorso per le corsie ciclabili. Invece si va in realtà nella direzione opposta, vediamo quello che è successo su Via Urbana, una strada dove i residenti, i commercianti, i ciclisti chiedono la pedonalizzazione, il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici hanno fatto l'opposto. C'è un elemento che però è la riduzione del traffico veicolare privato e da questo punto di vista non si può certo dire alla giunta di essere stata timida o di aver temuto in qualche modo la reazione popolare, perché insomma mettere un ecopass, aumentare la sosta tariffata sono provvedimenti che vanno in quella direzione. Quello io non voglio fare il consigliere di opposizione che si oppone a tutti i costi, sono sicuramente dei provvedimenti che l'abbiamo visto a Milano piuttosto che a Londra, in realtà vengono rimpianti dopo alcuni anni che vengono messi in pratica. Il problema è un po' come diceva in Improda prima, della lealtà tra ATAC e lavoratori, la stessa lealtà ci dovrebbe essere tra cittadini e amministrazione. E questo non sempre avviene su tanti altri aspetti, quindi è un banco di prova. Cesaretti, adesso tornerà una delibera sulla sosta tariffata, l'aumento delle tariffe delle strisce blu, perché il piano in qualche modo la legittima, una nuova delibera, c'è il provvedimento dell'Ecopass, c'è il timore anche però che i cittadini almeno in un primo momento possano rigettare queste misure, perché comunque rappresentano per taluni un costo aggiuntivo. L'Ecopass, parliamo di una prospettiva di due anni, se saranno realizzato tutto quello che proposto come piano generale del traffico. Volevo solo aggiungere una cosa, se mi permette. Anche Stefano sa che questo è stato il vero primo bilancio che abbiamo votato a marzo, dove è stato possibile avere dei fondi per la progettazione delle corsie preferenziali, per la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili che si stanno chiedendo e avremo a breve anche una risposta dall'Unione Europea, dei fondi per la realizzazione di piste ciclabili e di corsie ciclabili che riannodino finalmente un percorso di ciclabilità che non sia quello domenicale nei parchi ma che sia appunto dell'uso quotidiano della bicicletta. Quindi da questo momento bilancio, quindi fondi per realizzazione di opere e PGTU, potremo veramente verificare se sono solo parole, e qui la sfida io credo che sia importante sia per maggioranza e per opposizione. Spero di perderla la sfida, però. No, non tra di noi, appunto, credo che è una sfida su cui dovremmo collaborare per avere proprio un ruolo determinante, perché quello che noi abbiamo proposto anche come commissione, dove molto spesso si lavora insieme maggioranza e opposizione, finalmente venga realizzato. Senta onorevole, è stata annunciata una gara per 700 nuovi mezzi ATAC. Nelle condizioni date finanziarie dell'azienda, è un annuncio al quale dobbiamo far poco riferimento, dar poco credito, o lei pensa che alla fine ci si arriverà? Perché il parco mezzi dell'ATAC, da una parte per la manutenzione, dall'altra proprio per la vetustà dei mezzi, è in grave difficoltà. Io credo che ci si arriverà, ci si dovrà arrivare, perché come abbiamo potuto vedere in diversi sopralluoghi che abbiamo fatto, non solo nei depositi ma anche nelle officine ATAC, la condizione dei mezzi ormai è di una vetustà intollerabile, quindi necessariamente bisogna rinnovarlo.
con il leasing negli anni, perché si parla dei primi 100 mezzi ora, poi man mano con una possibilità di ricambio. Anche il fatto che le officine di ATAC adesso lavoreranno non solo mezza giornata dal lunedì al venerdì, ma su un doppio turno con lavoro anche il sabato, quindi con un'efficienza maggiore anche della possibilità di rigenerazione dei mezzi, perché molti autobus potrebbero essere rigenerati così come vengono rigenerati i vagoni delle metropolitane. Credo che questo sia un contributo a un rinnovamento della flotta. Bisogna assolutamente avere nuovi mezzi, basta girare per le strade, insomma. Siamo consapevoli di aver ereditato mezzi immatricolati nel 1999. C'è un altro tema, prego. Anche qui no, sarò telegrafico, anche qui però un aspetto che a me preoccupa, cioè l'ATAC fa una gara per 700 nuovi mezzi e prevede solamente mezzi a gasolio, cioè non ha né minimamente preso in considerazione mezzi a metano o ibridi. Nel 2016 ormai, da quando partiranno poi questi mezzi, è un aspetto gravissimo, perché tutte le altre città d'Europa già da 10 anni vanno in una certa direzione per quanto riguarda il trasporto pubblico, invece qui si continuano a comprare dei mezzi che da un punto di vista trasportistico sono obsoleti, e poi tra l'altro sono anche un costo maggiore, perché un mezzo a metano o soprattutto ibrido all'azienda, se è vero che deve sopportare un costo iniziale maggiore, ma poi di fatto gli fa risparmiare dei soldi, quindi anche qui non si capisce in che direzione si voglia andare. Su questo era d'accordo anche... Sì, no, sono d'accordo, tant'è che vorrei fare una commissione proprio per capire questa gara, se è possibile chiedere appunto che anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica si vada oltre il gasolio, perché appunto... Ormai... Anche perché l'Ecopass... Prevederà anche per i mezzi ATAC. 2017 sì. Prevederà insomma anche costi diversi certo. Per, a seconda insomma dell'impatto ambientale dei mezzi stessi. Poi se l'ATAC entra con gasolio. E lì la lealtà di cui dicevo, cioè tu amministrazione al cittadino lo costringi tra virgolette a comprare magari un mezzo elettrico, ibrido, Euro 6, quello che sia, e poi tu quando poi vai a comprare i tuoi mezzi di ATAC li compri con una tecnologia che ha 160 anni. E questo è il dare avere tra l'amministrazione e i cittadini che stento a vedere. C'è un tema che è altrettanto importante per lo sviluppo della mobilità della città, che è quello del ferro. Da questo punto di vista, oggi il presidente di Roma Metropolitana è stato, l'amministratore delegato di Roma Metropolitana è stato a visitare le stazioni prossima apertura, dando insomma, il scadenzario che era un po' quello che conoscevamo, tra giugno e luglio la tratta Centocelle e Lodi. Per metà del 2016 è stato detto San Giovanni. Dal punto di vista trasportistico, insomma, San Giovanni è evidente che sarà una rivoluzione. Si dice qualche vantaggio arriverà anche con l'apertura fino a Lodi. Nel frattempo però si è allungata di 1,5 km la B1. Oggi siamo stati, visto che l'inaugurazione di ieri, a sentire cosa ne pensano gli utenti, i cittadini che hanno fatto oggi il loro esordio nella nuova stazione, nel nuovo capolinea della B1. Sentiamo. Una nuova tratta della metropolitana importante soprattutto per il quadrante qui di Valmeraino. Sì, certo, io l'hanno aperta ieri, stamattina tornavo, normalmente scendo a Nibaliano e volevo vedere appunto fino a dove arrivare per regolarmi di conseguenza sulle prossime viaggi, sui prossimi spostamenti, ma penso che sia importantissimo perché qui c'è una densità enorme di popolazione. Beh, ottimo, Molto interessante, solo che abbiamo i treni sono molto sporchi, insomma, ma per quanto riguarda la struttura è una bellissima struttura, moderna, insomma. Il trasporto pubblico è sempre più competitivo rispetto al mezzo privato? Beh, a Roma no. Va bene, però dovrebbero intensificarla perché 12-15 minuti sono troppi, secondo me ogni 5 minuti dovrebbe partire. Molto bella, fatta proprio bene, oh. Speriamo che gli imbrattatori non sporchino immediatamente, subito. Questa cosa fatta proprio bene. Diciamo che è molto migliorato nel quartiere, perché prima non c'era niente, solo qualche autobus e basta. Ma adesso insomma con la metro è molto più veloce, molto più meglio di tutta la zona ne conquista il posto. No? Per quanto riguarda però il traffico? Io penso che lo snellisce parecchio su questo punto di vista, però
una cosa che manca, che ho fatto caso, non ci sono auto qui davanti, no? Le linee magari tocca andare su o via Leioni o a Varmelaina, insomma, un po' dovrebbero accentuarle queste cose, almeno una navetta che passa qua vicino. Sì, è molto comodo. Vi ringraziamo, così per me è molto comodissimo, è tutto nuovo, piacere. Grazie. Qualche consiglio all'amministrazione per migliorare il servizio? Ci vuole più treni, più nuovi, molto vecchi. Ci vuole più di aria condizionata, che proprio non si può respirare. Quella è una cosa che veramente ci vuole di cambiare. Andrebbe dato l'incarico a qualcuno che è all'interno del servizio ATAC o chi per loro di collaborare alla manutenzione. Qui, se tornate fra 2 settimane, sarà tutta un'unica scritta di taggaroli, ragazzini che si scatenano perché non c'hanno niente da fare, e sarà un'unica linea di venditori ambulanti come in tutte le metropolitane. Quindi ci vorrebbe qualcuno che garantisca la manutenzione in questo status di perfezione. Io da bambina correvo giù per venire al ricovero qua sotto, nel 42, 40, sì, il primo bombardamento di Roma. La trasformazione, insomma, della città. Una meraviglia, guardi, sono emozionata. Insomma, siamo all'indomani dell'inaugurazione, quindi c'era anche un po' un clima di festa da parte di una parte di città che ha atteso comunque quell'opera, e non dobbiamo dimenticarlo, per molto tempo. Però al netto della questione dei ritardi, oltre che di quella dei costi, che mi rendo conto invece sono elementi importanti, però non abbiamo tempo per svilupparli, si sta un po' chiudendo il cerchio della cura del ferro con la progressiva apertura delle fermate della metro C, e poi il prolungamento della metro B1 ne è un elemento. Io credo di sì, devo dire che c'è un anello debole su cui abbiamo avuto proprio una commissione settimana scorsa, che è la Roma Lido, perché sulla Roma Lido oggi dovrebbe essere notizia che hanno funzionato regolarmente tutti i treni e che non c'è stato nessun ritardo oggi, domani non si sa. Quindi c'è ancora un problema che ATAC sta affrontando, mettendo altri treni, altri 3 CAF, faremo un sopralluogo anche nei cantieri per verificare tutto quello che sono gli interventi infrastrutturali, le nuove fermate, eccetera. Ma c'è un problema ormai, credo che sia insuperabile, che è mentre ATAC gestisce la linea, la proprietà della ferrovia e della Regione Lazio, ecco, che oggi non ha ancora intenzione, almeno non ci è spiegato quali sono le intenzioni che ha per rinnovare la linea stessa. Quindi noi a breve faremo una commissione congiunta Comune di Roma e Regione Lazio Mobilità, proprio perché vorremmo che lì, stiamo parlando non di un piccolo quadrante, stiamo parlando di un'altra cittadina collegata alla città di Roma, su cui potrebbe andare ad insistere lo stadio della Roma, il nuovo stadio della Roma, e veramente quello diventa una priorità nella riorganizzazione. I margini per un passaggio della rete alla gestione del Campidoglio ve ne sono? Ve lo possiamo dire dopo la commissione congiunta, quando avremo questo confronto con la Regione Lazio. Stefano. Ma mi riaggancio a questo discorso, il sindaco Marino e il presidente Zingaretti fanno parte dello stesso partito, più volte si sono fatti fotografare che sono amici per la pelle, non si capisce perché dopo 2 anni ancora non si sia riuscito a fare questo passaggio tra la regione e Roma Capitale, se veramente ci fosse stata questa intenzione. Probabilmente questa intenzione non c'è, perché 2 anni per fare un passaggio del genere ci sembrano un po' tanti. Mi riaggancio al discorso cura del ferro, tra l'altro cura del ferro se ne parla da quando io facevo le scuole elementari, non si sa se riusciremo a vederne la fine. Sono comunque questi degli interventi parziali. Il prolungamento della linea B1, il problema principale è che sono rimasti gli stessi treni della vecchia linea B, quindi la frequenza di fatto si è moltiplicata. Un cittadino ha centrato molto il punto: tu mi puoi fare tutte le diramazioni di questo mondo, ma se i treni e i macchinisti sono sempre gli stessi, quindi prima, non so, a Quintiliani la metro mi passava ogni 3 minuti, adesso mi passa ogni 7, se non riesco a prendere la coincidenza magari per andare a Ionio o a Rebibbia, aspetto il treno della metropolitana un quarto d'ora, e lì
non dico che ha aggravato i problemi perché sarebbe eccessivo, però di certo non si è intervenuto a dovere, soprattutto a fronte di un investimento anche lì altissimo che è stato quello per la metro B1 e soprattutto anche lì a fronte dei ritardi, perché ricordiamo che la metro B1, la stazione Ionio, doveva essere consegnata nel 2012 ed è stata consegnata nel 2015. Stesso discorso vale più o meno per la linea C. Il 9 settembre del 2013 questa amministrazione ha dato altri 200 milioni di euro al consorzio Metro CSPA, alle imprese, con un atto attuativo che dal nostro punto di vista non è attuativo ma è novativo, infatti sembrerebbe che ci stia indagando anche la Corte dei Conti. In questo atto, che era stato definito tombale, doveva risolvere tutti i problemi della metro C, e in questo atto per cui noi cittadini abbiamo pagato 200 milioni di euro c'era scritto che la stazione Lodi sarebbe dovuta aprire a settembre 2014. Si aprirà a luglio 2015, quindi anche questo è un aspetto fondamentale, perché i cittadini che pagano le tasse più alte d'Europa non devono essere presi in giro, perché quando si tratta di soldi pubblici va prestata la massima attenzione. Anche qui risolvere i problemi in parte, perché anche quando aprirà San Giovanni ancora ad oggi non si sa se ci sarà il passaggio che collegherà le due stazioni della linea A e della linea C. Quindi noi ci potremmo ritrovare nel 2016 con l'assurdo che il cittadino deve uscire dalla stazione metro C, che... ricordiamolo, vanno anche molto sottoterra, 50-60 metri, uscire da una stazione a metro C non è facile, e poi anche lì potremmo aprire una parentesi sul perché le stazioni vengono fatte così in profondità, magari per, diciamo così, amplificare un pochino i costi, lo metto in forma dubitativa, però ci sono delle stazioni che vanno veramente molto in profondità della linea C, e magari io devo uscire dalla stazione San Giovanni, attraversare l'Appia e rientrare alla metro A, che magari nel frattempo la metro A, la situazione sarà peggiorata, perché se era nel caos venerdì scorso, figuriamoci cosa potrà succedere a un anno e mezzo. Quindi questo è il quadro dove si va a intervenire, e ripeto, questi annunci che fa questa amministrazione come se a breve si dovessero risolvere tutti i problemi, io non so se questi interventi andranno ad aggravare i problemi. Magari faremo un'altra puntata tra un anno e ci diremo come stanno le cose. Il rischio c'è, onorevole Cesaretti? Ma io questo adesso non glielo posso dire, nel senso che è vero che c'è stato un ritardo di 6 mesi, ma Metro C pagherà le penali per questo ritardo, perché è previsto nell'atto attuativo. Mi auguro che lì dove... Stefano ci crede poco. No, ci credo poco, perché le penali saranno calcolate dalle stesse imprese, perché la convenzione tra Roma Capitale e Roma Metropolitana, che prevedeva, che aveva nominato, aveva creato Roma Metropolitana SRL, che una partecipata al 100% del comune per controllare le imprese Metro C SPA, invece poi questo accordo è stato di fatto scavalcato, e praticamente le penali se le calcolerà da sola Metro C SPA. Prego, scusi. Vabbè, le penali sono definite nel contratto, nell'atto attuativo, poi lo verificheremo insieme. Molto no, quello che credo, che rispetto a Metro C, quello che diceva adesso Stefano, no, di queste fermate profondissime, di queste fermate faraoniche, che evidenziano secondo me uno spreco di denaro, è inutile che lo nascondiamo e ci giriamo intorno. Mi auguro che noi sapremo, anche appunto grazie a un'opposizione che ha la capacità di essere propositiva, realizzare ad esempio le nuove linee tranviarie di cui si sta progettando, o altre infrastrutture che saranno previste adesso nelle proposte del PUM, non sprecando denaro pubblico, perché al di là del fatto se c'è stata corruzione o meno, e questo ci sarà una magistratura che sta indagando e che ce lo dirà, sicuramente il denaro speso per la metro C come per altre opere è stato eccessivo e non funzionale agli obiettivi del trasportistici per cui l'opera era stata progettata. E allora sulla funzionalità e sui benefici ci vedremo tra un anno, come ha detto Stefano. L'invito ve lo faccio sin da ora. Grazie intanto ad Anna Maria Cesaretti, Presidente della Commissione Mobilità dell'Assemblea Capitolina. Grazie ad Enrico Stefano, Movimento 5 Stelle. Noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria. Al rientro faremo una riflessione e lo faremo grazie a uno degli incontri del Festival Internazionale di Giornalismo che si è chiuso domenica scorsa, su come l'informazione in Italia tratti le notizie che arrivano dall'Oriente. Lo faremo con degli esperti del settore, perché effettivamente da questo punto di vista carenze importanti da parte dell'informazione nostrana ce ne sono. Vi lascio quindi subito dopo la pausa pubblicitaria a questo incontro, ci vediamo più tardi. È interessante questa cosa.